Ecco, fratelli e sorelle, Padre Pio, anche Corrado da Parsam oggi, ecco, ci insegna ad avere fiducia piena nella preghiera, perseverante. Dobbiamo essere perseveranti nella preghiera, nel silenzio. E voglio appunto concludere con una preghiera che proprio Corrado da Parsam, questo frate che aveva un'umile mansione, era portinaio, non era un sacerdote, era un fratello. Lui dice proprio così, chiedendo proprio al Signore. Sono sempre felice e contento in Dio. Prendo tutto con gratitudine dal caro Padre Celeste, siano pene o gioia. Egli sa bene ciò che è il meglio per noi e così sono sempre felice in Dio. Mi sforzo di amarlo assai. Ah, questo è tanto spesso il mio unico affanno, che lo ami così poco. Sì, vorrei proprio essere un serafino d'amore. Vorrei invitare tutte le creature ad aiutarmi ad amare il mio Dio. Carissimi fratelli e sorelle, Gesù ci insegna la preghiera fatta nel silenzio, con frequenza. Dobbiamo mendicare, dobbiamo chiedere, ecco, al Signore, ecco, di accogliere la nostra preghiera. La nostra preghiera entrerà come una freccia nel cuore del Signore. Chiediamo al Signore perché questo male venga abbattuto. Solo con la preghiera possiamo fare tutto. La scienza, la tecnica può aiutare, ma la preghiera è l'arma vincente. Come diceva Padre Pio, la preghiera, il Santo Rosario, apre il cuore misericordioso del Padre. Così sia.